Salve, cari amiche ed amici, qui il vostro Satan Channel. Faccio questo video di mattina presto, cosa un po' inusuale ultimamente, per parlarvi di alcuni temi. Sarà un video un po' rilassato, oggi 20 novembre. Che il tempo come vola? Ci è passato già un anno per colpa di questo virus. Tutti i giorni sono uguali, tutte le settimane uguali, tutti i mesi uguali. Ci frutta secca. E io continuo a vedere come, invece di migliorare la situazione, banana peggiora. Scusate l'illuminazione, se si vedrà da schifo. Ma io vedo mandorla che la gente si sta esasperando. Sta perdendo il contegno e si può anche capire, ma perché andare tanto in queste feste clandestine? Che sai? Che puoi mettere a rischio i tuoi parenti, i tuoi familiari e i tuoi vicini. Poi questo di dire: ah, ma io non ho ancora l'età per essere a rischio. Io ho conosciuto una persona che diceva: no, ma a rischio si è dai 65 anni in poi. Io ho solo 63. Come se il Covid-19 chiedesse documenti prima di infettarti, perché sennò perde tempo. Ha compiuto 65 anni. Non mi mancano 2 giorni, signor Covid. Ah, va bene, stia tranquillo, ritorniamo fra 2 giorni. Però è così che ragiona la gente, così che gli funziona il cervello. Io sono inorridito non soltanto di fronte alla stupidità di molte persone, di tutte le età, non solamente giovani, ma di fronte alla stupidità di molte persone nel mondo, non solo in Italia. E fra queste persone sovente purtroppo ci stanno di mezzo anche i politici e il personale sanitario, che addirittura sono anti quarantena e anti mascherina, medici e paramedici, scienziati, siamo al colmo. Poi però cambiano d'idea ogni volta che si ammalano e stanno sul punto di morte.
faccio la ASMR della frutta secca, solo che non c'ho un microfono vicino a me. Mi sto filmando con il mio vecchio Nokia Asha 302. Quanto mi mancano gli hangout di Mario Circello. Quanto mi mancano. Peccato che non si vede più. Mi ricordo le nottate che facevo. Sembra ieri. Col cellulare. Prima col mio vecchio cellulare Samsung Galaxy Yung 5360. E poi col cellulare Motorola Moto X seconda generazione, che arrivava ad avere il 20% della batteria e si surriscaldava per seguirlo. E poi, puff. E niente, siccome ho fatto molte premiere, mi sembra che ne ho sempre sette più o meno, che escono fino al 24 dicembre. Infatti, ho fatto una premiere augurandovi buon Natale e una che non sapevo dove mettere. Quindi una il 20 di una settimana prima, e poi il 24 proprio esce per la vigilia di Natale la mattina alle 10, che io credo che nessuno il 24 dicembre stia a guardare video alle 10 del mattino, però non sapevo dove metterla. E allora questa premiere, che uscirà come premiere, non so dove metterla. Una settimana dopo, no, perché ci sarà la premiere di Buon Anno Nuovo, la vigilia dell'anno nuovo. Perché io ormai ho visto che a caricare molti video la settimana, un video si becca molte visualizzazioni e gli altri video non si beccano nulla. Io una settimana ho caricato video o quattro, perché erano venute le prime restrizioni e io lo stesso dovevo andare a pagare servizi in farmacia, andavo a piedi per il quartiere. Se voi vedete, la trovate. Sono video che durano poco, 5 minuti, 4 minuti. Ebbene, hanno 100, 200, 300 visualizzazioni, ma fate in più di 8 mesi. Allora ho visto che non mi conviene caricare
più di un video a settimana, devo dare tempo al pubblico di guardarli e a volte faccio molte visualizzazioni. Comunque voglio fare questa premier larga perché ho visto che se faccio premier di 5 minuti o meno di 5 minuti mi rovina la media. Non riesco a capire perché. Si vede che se faccio premier anche di mezz'ora, che mi costa un botto editarle e caricarle in YouTube, di tempo soprattutto, la gente skippa il video e allora c'ho più visualizzazioni, più tempo di visualizzazioni in video larghi. E anche se sono sempre, per esempio, carico 15 minuti, vedono 3-4 minuti, carico mezz'ora, vedono 10 minuti. Invece, se carico 8 minuti, 5 minuti, 2 minuti e 53, dice che si rovina la media statistica. Non so perché. Comunque l'alta risoluzione influisce poco o nulla sui miei video. Se li carico anche di 4K, che diventano pesantissimi e difficili da caricare, li guardano come se li caricassi in 960x720. Comunque ho visto che YouTube non penalizza i video nei quali si parla di Covid-19, come falsamente qualcuno metteva in circolazione. Adesso non so se li monetizzeranno, perché per esempio nei video dove io ho parlato dell'impatto tragico degli attentati nelle città europee, e non solo in Europa, come nell'attentato a Charlie Hebdo, YouTube non mi ha penalizzato, non mi ha censurato. Ma visto che è un argomento sensibile, quando c'avevo le monetizzazioni, mi ha tolto in quel video la possibilità di monetizzare e non so se di qualche altra cosa. Ma a me sta bene, perché non è che faccio dei video unicamente per monetizzare. No, vabbè, scherzi a parte, io faccio dei video per comunicare anche quello che penso. Quindi se voglio dire cose del Covid è perché veramente si vedono cose allarmanti. Gente che va con la mascherina sotto il naso, che magari il virus, come dice qualcuno, gli va nella mascherina, poi gli striscia dentro il naso. Fa prima metterselo nel naso con le mani, a dire "me starnuti nel naso". Poi va in giro, distanziamento sociale e tutto, gente senza mascherina o con la mascherina che gli pende da un orecchio perché magari si è distratta, non sa che gli è caduta da una parte, gli si è sganciata. Ma anche se stai a distanza di sicurezza, questi virus sono la milionesima parte di un millimetro piccoli, quindi in un millimetro ci stanno 1 milione in fila. Pensa come sono leggeri. Pensa che tu prendi una mollica, ci soffi, ecco, è andata lì da qua. Pensa se qua c'è un coronavirus di una milionesima parte di 1 millimetro, ci soffi, va a 1,5 metri di distanza dove c'è il cellulare. Allora, pensa uno starnuto pieno di sputi. Ciu! Con il vento a tuo favore, beh, io riuscirei a starnutire, gli sputi arrivano a 2,5 metri di distanza, ma le micro gocce, le nano gocce, piccole, una milionesima parte di millimetro della mia saliva, che contengono il coronavirus, arriverebbero a 3 metri di distanza, soprattutto perché quando c'è il colpo di frusta nella nuca che uno starnutisce,
con naso e bocca fa così, quindi sternutisce già dall'alto. E le particole fanno questa traiettoria. Se c'è il vento contro, mandi dietro. Non puoi essere. Poi il vento va a mulinello. Non puoi essere consapevole e controllare la direzione del tuo starnuto. E quindi io vedo di gente che scatarra per terra e si soffia il naso e fa puh, cozze verdi. Pure d'estate si può essere influenzati. Figuriamoci d'inverno adesso. E vedo gente scostumata che si mette le dita nel naso dopo aver toccato i banconi delle farmacie, dei supermercati, senza usare la mucchina o il gel di alcol. E si parlano, hanno il naso bagnato. Cioè, ancora si abbracciano, scatarrano, scorreggiano e ruttano, anche se stai a distanza di sicurezza. Ma sai che aerosol stai facendo ogni volta che ciù, proprio influenzato, raffreddato, starnutisci in mezzo alla piazza e tutto intorno ci sono persone, c'è un vento che spazza le foglie. Quindi la mascherina sempre, certo, fa poco e nulla, ci occorrerebbe quella chirurgica, ma sai, qualcosa è sempre meglio di nulla. Io non mi stancherò di ripeterlo. Ecco perché quelli di YouTube che sono considerati nei confronti di quelli che fanno vera informazione scientifica, come il sottoscritto, che da anni cerco di allertare circa come fa Bill Gates d'altra parte, ma lui con più successo circa i rischi di una possibile pandemia. Guardatevi i video nei quali io allerto circa il pericolo in Europa dello sbarco dell'Ebola. YouTube mette una fascia sotto i miei video per maggiori informazioni sul Covid-19. Fare qui clic qui perché capisce che io fornisco delle informazioni complementari che non saranno scientifiche, ma che aiutano la gente ad orientarsi. Capito? E voi mi dovete credere. Lavatevi le mani anche dopo che toccate la mascherina. Mi raccomando, indossate la mascherina sempre, se potete un visore di plastica o gli occhiali, perché vi può entrare lo starnuto nell'occhio. E poi non toccatevi, ecco, con lo schermo, non vi portate le mani in faccia, negli occhi, a grattarvi gli occhi. E poi, ecco, questa, vabbè che si vuole fare colazione nel bar, a volte si ha la necessità di mangiare fuori, ma se potete, non me ne vogliano quelli che hanno i servizi, i bar, i servizi di ristorazione. Ma è logico che prima o poi bisognerà scegliere tra la salute e la comodità di mangiare fuori casa. Portatevi qualcosa al cartoccio. Fate come Panatta, che si portava il termos con la pasta, la panatta, perché lui era Panatta. Allora, se non mangiava la panatta, Panatta. Invece di mangiare in integratori dietetici, lui si portava il cibo da casa. Intanto qua starà scorrendo la chat della Premier. Io non so se potrò essere presente, perché di solito dalle 8 alle 10 del mattino o dormo o, e non è vero, vado per commissioni, soprattutto a prendere prodotti di farmacia. Quindi se mi trovate in giro, mi trovate solo per cose indispensabili, se no non esco di casa. Volete vedermi fuori casa?
Io dico cose così come mi viene. Volete vedermi fuori casa? Poi magari dovrei mettere un time lapse per indicare alle persone di quali argomenti parlo. Però chi mi segue guarda tutto il video. Quindi non so se poi metterò il contenuto, lo suddividerò in tempo, perché voglio vedere di che cosa parlo poi guardando il video di nuovo. Cercate nel mio canale spesa. Avete visto che nella pagina principale, ma anche in tutte le altre, c'è una specie di lente di ingrandimento con scritto Search? Bene, la parola Search, che adesso non mi ricordo, non mi sovviene come si pronuncia, in inglese significa cerca. Perché molti mi chiedono: "Senti Chan, come faccio a cercare?" Scrivete lì nel cellulare o nel computer spesa. E poi anche mettete coronavirus, che ho fatto dei video, gli ultimi, uscendo di casa. Quali? No, non mi ricordo il titolo. Non mi sovviene il titolo, sovviene, che bello che... Allora mi raccomando, non fate come tutti quegli stolti che escono di casa senza mascherina, non rispettano il distanziamento sociale, se hanno dei sintomi non vanno dal medico. Addirittura in casa, se uno c'ha molta frequentazione fuori, tutti gli integranti della famiglia devono portare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza almeno per 15 giorni. Cioè, vai a fare la spesa, c'è stata una mucchiata nel mercato, tu hai preso tutti gli accorgimenti possibili preventivi, però ti può prendere il coronavirus, lo puoi portare nei vestiti, nella mascherina stessa. Togliti la mascherina, lavala, se è lavabile, se no scartala. Lavati le mani. Bisognerebbe andare anche in inverno, per quello che fino a che non si ritorna, per così dire, alla normalità, se ci sarà una normalità, anche il nostro modo di vestire cambierà. Vestiremo tutti come in Star Trek, che portavano una tuta da ginnastica. Compratevi tute da ginnastica o vestiti di arti marziali come io adesso, di Kung Fu. Non dico Wushu perché suona strano, ma e guardatevi i miei video arti marziali, ninjutsu, Kung Fu che ho fatto. Cercatelo nel canale Arti Marziali e poi ne troverete tanti. Ma se vi vestite con una tutina, ogni volta che c'è stato un assembramento importante di persone nelle quali siete stati, per esempio il supermercato, che è un luogo chiuso dove comunque ci sono tante persone, voi entrate in casa, vi pulite, disinfettate le scarpe, togliete i vestiti, lavate la mascherina. Avete letto, per esempio, le opere di Boccaccio? Sapete che Boccaccio, che ha vissuto proprio nel periodo, se non mi sbaglio, di una peste e di un grande contagio, lui ogni volta che tornava a casa bruciava i vestiti. Durante la peste nera, quando uno ritornava a casa, fuori, mi sembra, si spogliava, proprio rimaneva nudo, come mamma lo aveva fatto, e bruciava tutti i vestiti. Quindi i poveri non potevano farlo, a meno di non rimanere nudi, ma chi aveva dei soldi bruciava ogni giorno i vestiti. Noi che abbiamo i disinfettanti ogni giorno possiamo, per quello compratevi delle tute leggere, leggiadre, delle tute da ginnastica, magari anche in materiale acrilico che sopportino alte temperature, o anche di cotone, che siano dei colori chiari, in modo che sopportino l'acqua calda e i detergenti forti. Poi
modo che se voi avete due o tre o quattro tute, oltre a magari una soluzione disinfettante sopra, se è il caso, la mettete in lavatrice, quindi è sempre una tuta pronta. Siete andati al mercato in lavatrice la tuta, siete andati in farmacia in lavatrice la tuta. E poi a lavare le mascherine, a usare una scartabile sotto, una lavabile sopra, o viceversa, non so come funzioni. Io uso solo una lavabile. E lo schermo protettore che qualcosa dovrebbe fare, soprattutto evita a uno stesso di danneggiarsi mettendo le mani nel volto. Ma per favore, per il bene vostro e di tutti noi, soprattutto dei vostri anziani, dei vostri vecchi, dei vostri genitori, dei vostri vicini di casa, ma guardate che c'è anche gente che muore a 39 anni, come un negazionista nordamericano che diceva: sì, vabbè, questo COVID-19 esiste, ma non è così tanto grave. Indossatevi la mascherina, lavatevi le mani, cambiatevi di vestiti anche per l'igiene, ma soprattutto non andate in feste clandestine, non andate che fretta c'è di andare a prendere l'aperitivo? Voglio dire, senza l'aperitivo non si può. Gente che non ha mai preso l'aperitivo, che va a prendere l'aperitivo, e soprattutto gente che non passeggiava mai, che era tutto casa chiesa, adesso vuole stare sempre fuori casa. I cosiddetti trasgressivi, non puoi fare qualcosa, la devi fare. Prima gli dicevano tutti: esci di casa, e non volevano uscire di casa. Adesso che tutto il mondo gli dice rimani in casa, voglio uscire. Io conosco gente che da Casalpalocco non usciva mai. Adesso non solo vogliono andare a Ostia Lido, addirittura vogliono andare, e neanche alle terrazze che stanno a Casalpalocco, ma addirittura vogliono andare a Roma o vogliono andare fuori porta. Vogliono andare fuori dal comune, di quello che facevano di solito, e vogliono andare in un'altra città e si fanno multare, arrestare, poi si prendono il COVID-19 magari, e quando stanno detenuti. Vabbè, comunque adesso chiudo questo video perché verrà pesante, tanto sto dicendo delle cose che Bart ho detto in altri video, ma era giusto per approfittare questo tempo libero che avevo. E questa colazione del sabato mattina. Tanto sono disoccupato, sto tutti i giorni in casa. Allora mi raccomando, io soprattutto voglio sapere non soltanto la vostra opinione nella chat della Premier, ma soprattutto quando questa Premier sarà finita, che YouTube la finisce di editare e poi la presenta come un video qualunque. Mi raccomando, come dice Giuseppe Flaco Montefiore, sotto il video che saluto, ciao, sotto questo video che diventerà video questa Premier, lasciate i vostri commentari come avete già fatto in altri video in questione riguardanti il COVID-19 e condividiate questo video, questa Premier, affinché anche altri possano commentare al riguardo. Di cosa ne pensano di tutto quello che sta succedendo nel nostro paese? Se è giusto la quarantena, le misure cautelari e di sicurezza, gli arresti domiciliari, cioè la quarantena. Io adesso, il vostro Santen Chan vi saluta perché il cellulare questo è incandescente. Ecco, vi eravate chiesti che cos'è il Nokia Asha 302 e quel cellulare che appare nello specchio. Non so quanti di voi l'abbiano mai avuto. Siccome è un cellulare progettato nel 2011 e che io ho regalato a mia madre nel 2013, è tecnologia vecchia. Non posso fare i live streaming perché non c'è neanche il sistema operativo Android. Allora vi lascio, niente, questo è tutto. Chissà quando uscirà questa Premier, probabilmente fra qualche settimana. Adesso stiamo al sabato 20 novembre 2020. Non voglio accavallare le Premier una sull'altra, la distanzierò a 4 giorni dalla prossima che uscirà. Vi ringrazio di tutto e arrivederci. Ciao ciao, tanto questa live durerà così tanto che probabilmente gli dovrò dare un formato inferiore a quello abituale.
che è di 9,60 per 7,20. Qualche live corta l'ho fatta in full HD 1K oppure in 4K, ma ogni volta ci ho impiegato addirittura 6 o 8 ore a caricare poi il video su YouTube dopo 2 o 3 ore di edizione. E io ho visto che caricare a 4K o a full HD non gli apporta più spettatori alla mia Premiere, soprattutto perché poi sono Premiere corte, perché altrimenti se io gli dessi a una Premiere di 30-40 minuti il formato 4K, il mio computer ci metterebbe 8 ore a editarla, perché è un computer del 2010 di 2 nuclei reali, 2 al core 2, e poi a caricare su YouTube con la connessione che c'ho io una 4K magari di highest definition, cioè più che high, ci metterebbe 12 ore. E poi non mi aumenterebbero per nulla le visualizzazioni. Magari la maggior parte delle persone che mi seguono dal cellulare e hanno un cellulare di gamma media, che magari hanno un quarto di HD di schermo. E quindi chi mi segue non mi segue neanche in full HD o in HD, ma in un quarto di HD, perché a prescindere dal fatto che molti cellulari di gamma bassa e media oggigiorno abbiano quasi 6 pollici e mezzo di schermo, molti hanno una risoluzione di 1280x720, cioè HD, oppure della metà, 800 per non so quanto, per 960. Allora vi saluto, non voglio più dilungarmi. Ciao ciao, adesso vado a praticare Tai Chi Chuan Fa, che ho finito colazione. Ciao. E mi raccomando, guardate i video consigliati che vi consiglio qua in alto, che saranno sempre sul Covid-19, e poi le schede a fine riproduzione video. E poi cercate nel mio canale, se volete guardarmi passeggiare per la città, spesa Covid-19, già vi ho spiegato come fare. E un saluto a tutti, soprattutto a quelli che mi seguono nelle live di Flacco e di Costantino. Ciao, perché non mi sono fatto la lista dei nomi da salutare, perché questo video è venuto troppo lungo. E poi a tutti i miei amici e amiche che mi seguono che non parlano in italiano. Hello to all of you. Ciao ciao.